Dopo l'assessore Cattaneo e carte alla stampa abbiamo il saluto del dottor Longhini, che è però qui presente, per cui Quindi parlo dal vivo, parla dal non con vivo. gli scritti. Comune di Varese. Ma potremmo iniziare dicendo, prendendo appunto dalle parole di una canzone di Vasco, che se non ricordo male dice io sono ancora qua, beh noi siamo ancora qua come Premio Chiara per la 28ª edizione. Quindi forse anche il fatto di dire potrebbe essere l'ultima volta ogni anno, poi è buono, È quindi uno una cosa stimolo, è uno positiva, stimolo. uno stimolo ad andare avanti. No, beh, mi fa piacere ovviamente essere qua con voi a presentare un premio letterario. Ricordo, fra l'altro, solo pochi giorni fa, insieme al dottor Massirone e a Linda Tazzirò, abbiamo anche presentato in Comune di Varese un altro premio letterario, il premio Morselli per la prima volta al Comune di Varese. Quindi la dimostrazione che il territorio varesino è molto fertile per continuare, per aver dati natali, per continuare a sostenere sia autori che ovviamente iniziative letterarie a loro collegati, a loro legati. Devo dire che il sostegno del Comune di Varese in questi 5 anni in cui ho avuto l'onore di rappresentare il Comune dal punto di vista della delega alla cultura è stato, si potrebbe dire, con 3C, ovvero costante, crescente e coerente. Perché questi aggettivi? Perché costante, ovviamente lo dice la parola stessa, è stato un sostegno che nel tempo è andato avanti sempre in modo appunto convinto, e quindi vuol dire che si è data continuità anche a una iniziativa per appunto renderla ancora più solida e ancora più legata al territorio. Crescente perché in alcune occasioni, vedo ad esempio la folta e nutrita rassegna stampa di Francesco De Gregori, abbiamo contribuito a tenere in vita una parte di questa iniziativa che rischiava di purtroppo chiudere per mancanza di fondi, e siccome negli anni passati abbiamo visto e notato che aveva avuto successo con anche autori molto molto importanti, Guccini, Ligabue, Nannini, Paolo Paolo Conte prima, quindi vuol dire che perdere un appuntamento così prestigioso sarebbe stato un danno non solo per il Primo Chiaro, ma per tutta anche la nostra città, la nostra comunità. Quindi penso che sia stato doveroso da un lato, e ovviamente è stato un piacere continuare a sostenere questa iniziativa. E poi è coerente perché alle parole di sostegno convinto al Premio Chiara sono seguiti anche i fatti. Questo non sempre è automatico che a una cosa segua anche l'altra. I fatti ovviamente sono anche un sostegno economico, perché sappiamo tutti che le idee sono tante, molto spesso sono buone e belle, però se poi non c'è anche la parte che permette di realizzarle, tutto resta sulla carta e non può essere concretizzato, come invece merita il Premio Chiara. Quest'anno è già stato detto che c'è la novità del premio Chiara Bimbi, non la novità ma una ripresa di quello che era stato negli anni passati, quindi vuol dire che ci si arricchisce, il programma è sempre più ricco, sempre più completo, e poi anche la novità del nuovo sito internet, Adesso vediamo. degli strumenti multimediali sempre più all'avanguardia, aggiornati, ovviamente vuol dire che anche il premio Chiara va al passo con i tempi. Io concludo con una semplice e brevissima osservazione. Mi auguro che anche l'amministrazione che verrà dopo la nostra, come sapete, è in scadenza tra pochi mesi, abbia la stessa intelligenza e la stessa lungimiranza nel sostenere quella che è una delle eccellenze culturali del nostro territorio. Penso di poterlo dire senza timore di essere smentito da nessuno. Quindi l'auspicio è questo. Anche noi ci crediamo. Grazie. Passiamo la parola alla città di Luino, in rappresentanza del sindaco Pellicini, l'assessore Emilio. Sì, Chiara è stato chiamato il mago del lago Bambi, bisogna chiamarla la maga del Chiara, perché tenere in piedi, no? Questa iniziativa fantastica, bisogna avere anche delle doti magiche ogni tanto. Il sindaco ti ha scritto, mi sembra, insomma, quanto noi ci teniamo al premio alla carriera, ci teniamo anche perché Palazzo Verbania è dedicato anche a Chiara, oltre che a Sereni, e questo importante restauro di cui ci stiamo occupando, per noi è proprio, diciamo, la felicità grande di quest'anno, no? Che verrà
terminato tutto il restauro, ci vorrà un po' di anni. Sai, per scaramanzia taccio, però no, il contratto dice primavera del prossimo anno. Ah. Però bel lavoro. Conviene essere scaramantici sempre quando si parla dei lavori pubblici. Ecco. E per questo motivo, insomma, io spero proprio che riusciremo a raggiungere, tu sai che a bilancio c'è una bella fetta di quello che necessita e ora ci stiamo muovendo per completare l'opera, ma sono sicura che ce la faremo.